Cosa pensa di Papa Francesco e del suo pontificato? Ma io sono una grande ammiratrice di Papa Francesco, del resto non è un caso che il libro di Papa Francesco con i discorsi e i movimenti è stato distribuito dal Manifesto addirittura. E poi abbiamo fatto, io ho partecipato a settembre a una cosa che abbiamo preparato lungo tutto l'anno attraverso molte riunioni, alcune fatte dentro addirittura Castel Gandolfo. Abbiamo fatto una summer school marxisti cristiani, e per marxisti era la sinistra comunista, insomma, diciamo. E questo naturalmente non si sarebbe potuto, si è fatto con il consenso esplicito di Papa Francesco. E mi piace soprattutto una frase di Papa Francesco in cui i discorsi e i movimenti, che poi per molti diversi sono gli stessi che noi riunivamo a Porto Alegre, non c'è molta differenza, soprattutto quelli del terzo mondo sono più o meno gli stessi. Una frase di Papa Francesco che, rivolgendosi ai giovani, dice: non serve una politica per i poveri, cioè l'elemosina, serve una politica dei poveri, vale a dire i poveri devono essere soggetto della politica, non l'oggetto della beneficenza, che è una cosa ben diversa. E poi dice un'altra frase molto bella, sempre rivolgendosi ai giovani, a quelli che fanno solidarietà, eccetera, dicendo la carità è una bellissima cosa, ma ci vuole la politica. E allora, detto da Papa, mi pare una frase importante. Secondo lei, perché Papa Francesco allora ha così tanti nemici alla luce anche del suo pontificato? Beh, non è da meravigliarsi, perché è un Papa rivoluzionario. E le rivoluzioni di solito hanno molti nemici, come è noto, se no non sarebbero rivoluzioni, sarebbero passeggiate. No, si chiamerebbero pranzo di gala, si diceva una volta, e invece sono sempre dure perché sono dei momenti di conflitto. E Papa Francesco è uno che ha cercato, sta cercando di cambiare la Chiesa da testa ai piedi, e quindi naturalmente di toccare e colpire interessi costituiti che sappiamo bene quali sono nella Curia Romana, ma non solo nella Curia Romana. E ci sta riuscendo? Ma beh, insomma, perlomeno direi che ha riconquistato molte simpatie di chi ormai non ne voleva più sapere, schierandosi apertamente dalla parte degli immigrati. Credo che anche il governo Salvini, se potesse, lo farebbe fuori, quindi in favore degli immigrati, in favore dei poveri, e non solo in favore dobbiamo dargli l'elemosina, come dicevo prima. No, significa dare ai poveri la possibilità di deliberare, decidere loro, non soltanto di essere l'oggetto della carità.